Salve a tutti e ben ritrovati concittadini di Ultuan. Siamo qui oggi per comunicare tutte le news che ci saranno questo mese sul canale, quindi i programmi nuovi, i progetti e quant'altro. Allora, prima notizia importante, sia io che un altro ragazzo italiano, Leopard, ci siamo qualificati per la seconda fase del mondiale. La mia ultima partita di qualificazione l'avete già trovata sul canale, è uscita nei giorni scorsi. E quindi sul canale si continueranno a vedere le partite anche della seconda fase fino a poi arrivare a semifinali e finali. Ma le sorprese per il mondiale non sono finite qui, ma le vedremo a fine video. Nel frattempo, io mi ricordo benissimo che avevo detto che per la PES 5.1 avrei organizzato un torneo, ma come sapete, quando faccio le cose le voglio fare in grande, le voglio fare belle e non volevo limitarmi a organizzare un torneo con o i giocatori italiani o quant'altro. Ho deciso di organizzare gli europei di Warhammer in concomitanza con gli europei di calcio. Sfortuna vuole che l'Italia sia già uscita, ma spero che possiate tifare Italia agli europei di Warhammer. Quindi sono orgoglioso di annunciare che gli europei completamente organizzati da me sono iniziati. Porterò tutte le partite delle nazionali sul canale. E adesso vi illustro brevemente qual è il formato. Allora, le nazioni partecipanti sono 5, quindi Italia, Francia, Spagna, Germania e United Kingdom. Ognuna con 3 giocatori, quindi il match tra le varie nazionali è un best of 3, in cui si giocano per forza tutte e 3 le partite. Ed è un formato alla Svizzera. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ogni nazione affronta con un best of 3 ognuna delle altre. Questo vuol dire che chi vincerà sarà deciso perché o ha battuto tutti gli altri o ha comunque più vittorie di tutti gli altri. Quindi è proprio per cercare di capire qual è la nazionale europea più forte. Il torneo si terrà sulla nuova modalità Conquest con una leggera modifica. I punti sono stati portati a 650, giusto perché volevamo disincentivare un attimo magari i blob di fanteria, ci può stare. E quindi questo è. In questo mese vi porterò a mano le partite. Il challenge con i risultati lo troverete sempre in descrizione ai video, ma comunque dovrei riuscire a mettervi la schermata con i punteggi dopo ogni ultima partita del best of 3, quindi ci sono le 3 partite di Italia-Inghilterra, finita l'ultima vi metto il tabellone con i risultati, in modo che così anche nei video siate aggiornati senza dover andare a aprire il challenge. Il rule set è classico, l'ho trovato nel challenge, se lo volete andare a vedere. Il sistema dei punteggi è, non mi intendo di calcio, però simile a una differenza reti, quindi sostanzialmente si ha un punto per ogni best of 3 vinto, quindi Italia United Kingdom finisce 3-0, noi abbiamo un punto perché abbiamo vinto. Poi c'è un punto per ogni best of one, quindi set vinto all'interno di quel match. Quindi un punto perché abbiamo vinto, un punto perché abbiamo vinto la prima partita, un punto perché abbiamo vinto la seconda e un punto perché abbiamo vinto la terza. Quindi 4 punti facciamo. Se invece vinciamo 2-1, avremo un punto per aver vinto il best of 3. Un punto per la prima partita e un punto per la seconda che abbiamo vinto. E quindi 3 punti avremo, ma lo United Kingdom avrà un punto perché ha vinto la terza. Questo incentiva a giocare tutte e 3 al meglio delle possibilità e serve perché potevano capitare dei casi in cui una nazionale che magari potesse vincere 2 o 3 partite 2-0 e il terzo giocatore sostanzialmente non avrebbe mai giocato, non sarebbe servito a niente. Invece così si dà importanza anche al terzo giocatore di ogni nazionale che non fa il pick and ban con un pick and ban tradizionale, ma con un 3x3. Quindi il giocatore dell'Italia e il giocatore dell'United Kingdom scelgono ognuno dei tre fazioni, si mettono tipo tris e pian piano si elimina una coppia alla volta fino ad avere. Questo dovrebbe portare almeno nel terzo match magari un po' di varietà, un po' di diciamo match particolari. Per il resto le informazioni
le trovate, come ho già detto, è a squadre, quindi le fazioni, se una fazione è stata piccata dal primo giocatore italiano non può essere ripiccata poi dal terzo, dal secondo, quindi il pool delle fazioni è per squadra. In più ho contattato personalmente uno streamer o youtuber per ogni nazione partecipante, quindi ovviamente ci sarò io che casterò per l'Italia, come White che casta per la Spagna, Tactical Leech che casta per lo United Kingdom, Exploding Hamster che casta per la Germania, e di him credo che si Jim, non so come si pronunci, chiedo scusa, per la Francia. Quindi credo che il lavoro sia stato ottimo, volevo non tenerlo per me ma fare in modo che in Europa o comunque sia i giocatori partecipanti che le relative nazioni potessero seguirlo il più possibile nella propria lingua madre, e quindi mi sono sentito di condividerlo con altri content creator del gioco, anche perché comunque condividere fa community è sempre una cosa interessante e positiva. E per il resto questo al momento è tutto per quanto riguarda l'europeo. Direi che abbiamo espresso tutto quello che c'è. Se avete domande sapete sempre che nei commenti rispondo, sono più che ben accette. Tutto quello che volete sapere lo troverete lì. Se siete entusiasti e volete fare il tifo e quant'altro, fatemelo comunque sapere nei commenti, e nel frattempo vi ricordo che un mi piace e iscrivervi al canale aiutano parecchio sia il video che il canale a crescere, a migliorare ancora di più, a poter fare eventi di questo tipo ancora di più, che vi garantisco non è stato affatto semplice organizzare il tutto, preparare il rule set, le mappe, la nuova modalità che andava testata e tutto. E passiamo alla seconda notizia. Allora, per quanto riguarda il mondiale, ci saranno semifinali e finali il 20 luglio. Verranno castate le semifinali sul canale di Human Boy, che ovviamente la Wollstone Cup, il mondiale, è stato organizzato da lui, mentre le finali le troverete sui canali di Creative Assembly. Nonostante questo, sia Human Boy che Creative Assembly mi hanno concesso l'opportunità di portare anche in contemporanea semifinali e finali in italiano, in modo che potesse essere seguito più possibile. Di questo ringrazio sia Human Boy che Creative Assembly, ringrazio anche entrambi per i complimenti che mi hanno fatto per l'europeo. E quindi 20 luglio semifinali e finali, sarà un best of 5 per ogni match, quindi sia le semifinali che le finali. In più mi è stato concessa l'esclusiva di castare la finale terzo quarto posto, quindi sul canale di Human Boy troverete anche le due semifinali e la finale sul canale di CA. Solo sul mio canale troverete anche la finale terzo quarto posto, che comunque è interessante. Quindi sappiate che siamo stati molto fortunati da questo punto di vista. A riguardo ho ancora qualche idea sulla programmazione, quindi vorrei sapere il vostro parere. Se preferireste uno stream per solo le semifinali e uno stream per le finali, quindi magari in due giorni, 20 e 21. Uno stream unico, però vi chiedo, cioè è abbastanza lungo, visto che sarebbero 4 best of 5, sarebbero parecchio, sarebbero 4 ore ininterrotte, vabbè. E così, oppure se preferiste un formato video, ovviamente semifinale 1 video intero, semifinale 2 video intero, finale terzo quarto posto video intero, finale primo secondo posto video intero. Questo vorrebbe dire che occuperebbero 4 giorni di programmazione, ma non è un problema. Comunque riuscirei ad incastrarli benissimo con l'europeo, non vi preoccupate. In più, non lo so, forse ho in mente anche qualche altra sorpresa, sempre per quanto riguarda il mondiale, ma questa magari vediamo
di strutturarla. Detto questo, per il momento è tutto. Io vi ricordo che se volete supportare il canale, supportare iniziative come questa dell'Europeo, oppure dare la possibilità di portarvi altri eventi internazionali come la Weston Cup o il Mondiale, che magari ci sarà quest'inverno, di nuovo, il Mondiale a squadre, che ci sarà a squadre, vi ricordo che potete supportare il canale abbonandovi. E l'abbonamento parte già da 1 euro al mese e vi dà già l'accesso in anteprima a tutti i video, che quindi questo mese saranno belli interessanti. Di iscrivervi per far crescere il canale, in modo da, ovviamente, più è grosso un canale, più è la possibilità, più è agevolato a fare tutta una serie di cose, a creare tutta una serie di contenuti come questo. E vi ricordo che se invece voleste supportarlo in maniera, tra virgolette, gratuita, potete anche utilizzare i link affiliati di Amazon Instant Gaming. Nel senso che voi fate l'acquisto che dovete fare senza nessun costo aggiuntivo, ma l'acquisto che fate su Instant Gaming o su Amazon, una piccola percentuale Amazon, invece che tenerla per sé, la gira il canale. Quindi mi aiuta poi a fare tutto questo. Io sono molto contento di avervi portato queste news, non vedo l'ora di leggere nei commenti cosa ne pensate, se avete delle proposte, se avete delle idee, tutto quello che direte nei commenti verrà tenuto in considerazione. E niente, noi ci vediamo con il prossimo video, che non vedo l'ora di portarvi. Ciao ragazzi!